Ministro dell'Interno Roberto Maroni non ha dubbi. Oggi dichiara, riferendosi all'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge sul federalismo fiscale, è una grande giornata. Ora viene la fase 2 con l'approvazione in Parlamento del testo, ma avendo ottenuto il consenso del governo, delle regioni e degli enti locali, non credo ci saranno particolari problemi. Ora auspico che l'iter del provvedimento sia rapido. Poi passeremo alla fase 3, quella nella quale daremo attuazione concreta alla delega. È un giorno di festa in casa Lega e già si pensa al percorso parlamentare della riforma, che come si sa prenderà il via da Palazzo Madama per poi giungere a Montecitorio. E proprio il capogruppo del Carroccio al Senato, Federico Bricolo, oggi afferma: dopo il grande risultato ottenuto da Bossi e dai nostri ministri, ora la discussione passa al Parlamento, dove noi vigileremo affinché i tempi siano i più brevi possibili. Per quanto ci riguarda, l'obiettivo, prosegue Bricolo, è quello di realizzare la riforma per la fine dell'anno. In Parlamento saremo aperti, ma come lo siamo sempre stati, a discutere e a confrontarci in maniera costruttiva con tutti, opposizione compresa, perché parliamo di una riforma che cambierà il Paese e sarebbe bene che fosse la più condivisa possibile. Il presidente dei deputati leghisti, Roberto Cota, già pensa ai lavori in aula. Vedremo alla prova dei fatti se c'è un'opposizione matura, in grado di distinguere tra lotta e contrapposizione politica e il bene del Paese. Bossi e la Lega stanno veramente facendo un lavoro nell'interesse di tutti. E sempre oggi la vicepresidente del Senato Rosi Mauro si dice ottimista e sicura della buona riuscita dell'iter legislativo per cominciare a lavorare presto sui contratti di lavoro basati appunto su una riforma federale, perché, dichiara Rosi Mauro, il federalismo servirà anche alle buste paga dei lavoratori, agganciando infatti i salari al reale costo della vita, che si sa è differente da regione a regione.